Buongiorno a tutti, Gian Vito d'Angelo, terza settimana di trading del mese di settembre. Analizziamo come al solito il nostro FTSE MIB a corredo dell'intervista che appunto è uscita proprio oggi sul trend online e analizzeremo oltre al nostro indice FTSE MIB anche 4 o 5 titoli tra i più importanti appunto con cui ho parlato con la redazione trend online. Andiamo a vedere. Allora, FTSE MIB, vi ho lasciato anche le trend line e i livelli di riferimento di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, ve la faccio sempre vedere come al solito da lontano, time frame chiaramente sempre daily, vedete ottimo trend long, trend di medio a cavallo dell'estate, quindi fra giugno e primi di agosto, decisamente short, con sequenze negative di minimi e massimi, il mercato rompe la trend line discendente sui massimi, vedete barra di espansione. Questo assomiglia a grandi linee a un movimento correttivo. Perché? Perché guardate con quante poche barre sale, quindi che velocità ha in salita, e vedete con quante barre scende. Quindi lo stesso percorso, quindi lo stesso appunto lasso dal punto di vista dei prezzi viene in qualche modo percorso in molto più tempo al ribasso rispetto al rialzo. Questo ci fa pensare, chiaramente con un ottimo indice di probabilità, ma mai con certezza, ci tengo sempre a precisarlo, che il mercato al momento appunto ha più forza impulsiva verso l'alto. Questo che cosa ci potrebbe portare a pensare? Che a livello operativo sarebbe opportuno andare a cercare potenziali supporti per poter entrare in tendenza. Come diciamo anche qualche giorno fa in un altro video, che trovate sempre appunto sul trend online, in realtà il movimento correttivo appunto qualche giorno fa diciamo non sembra finito, perché malgrado il mercato stesse, vedete, sulla trend line che in questo caso crescente dei minimi, non sembrava in qualche modo avere esaurito la sua spinta ribassista. Vedete, il mercato in realtà genera quasi sempre dei minimi più bassi, non è riuscito, guardate, tranne in questo caso a fare dei massimi più alti del giorno precedente. È molto probabile che se il mercato dovesse in qualche modo superare i massimi del giorno precedente, potrebbe in qualche modo provare a spingere verso l'alto, soprattutto chiaramente se arrivato dai mercati americani. Dove potrebbe trovare supporto? Vedete, una potrebbe essere proprio la candela di martedì, quindi del 16, e più giù vedete ci sono praticamente molti supporti, vedete quello statico, vedete che passa poco sotto i 20.480 sui precedenti minimi che poi sono quelli di luglio, e poi vedete anche qui come al solito le medie mobili più importanti, vedete il dominio temporale dove vedete scritto qui in alto su Visual Trader, e in questo caso appunto siamo proprio a cavallo al momento della media 20 periodi, per cui attenzione però perché i primi movimenti, per questo per chi fa intraday, quindi per chi ha un orizzonte più basso rispetto alla settimana, che appunto è l'intervallo attraverso cui noi ci sentiamo, ci potrebbero essere appunto dei movimenti di assorbimento dei massimi, seppur appunto in breakout. Poi abbiamo analizzato, sempre con Trend Online, abbiamo analizzato Intesa San Paolo, vedete in realtà un grafico molto simile a quello dell'indice, trend di fondo long, trend di medio short, a cavallo dell'estate, il mercato rompe la trend line sui massimi discendenti, pullback, vedete, su media 20, e su trend line e nuovo impulso verso l'alto. Questo a occhio, come con l'indice, sembra, vedete, un movimento correttivo che in qualche modo potrebbe portare a un nuovo impulso perlomeno in area di precedenti massimi, quindi vedete intorno all'area 2,62-2,65. Questo sembra allo stesso modo Unicredit, vedete il grafico chiaramente molto simile, long di lungo, short di medio, il mercato sembra in qualche modo riallineare il mercato, appunto, quindi andando chiaramente in rialzo nel breve, rompendo il trend a ribasso nel medio e appunto in questo caso allineandosi col trend di lungo che rimane lungo. Vedete anche qui la candela di martedì, che bella sorta di reversa al bar in qualche modo che ha fatto doppio hammer per chi ama, diciamo, l'analisi candlestick rispetto appunto al giorno precedente. Poi abbiamo analizzato Eni. Eni si discosta chiaramente da quello che abbiamo visto dal punto di vista del trend, perché vedete nulla a che vedere con il video che abbiamo analizzato fino adesso, perché se qui analizziamo un movimento abbastanza ampio dal punto di vista temporale, vedete il mercato non ha delle sequenze precise di massimi e minimi per cui si può identificare un trend. Al contrario, sembra più o meno un titolo che in qualche modo,
su cui in qualche modo si possa appunto comprare sui supporti e vendere sulle resistenze. Infatti, se andiamo a mettere, vedete delle linee, in qualche modo, vedete, possiamo andare a delineare appunto, vedete, in questo caso le resistenze, in questo caso verso l'alto e più in basso i supporti. Il livello a cui noi siamo attualmente non sembra un'area da comprare, perché vedete, più o meno siamo a cavallo di una resistenza, per cui malgrado appunto il trend di breve sia long, perché vedete che nelle ultime settimane il mercato è solo salito, però a ridosso di una resistenza normalmente non è una buona idea quella di comprare. Poi abbiamo visto due titoli di risparmio gestito, in particolare abbiamo visto Mediolanum, anche qui partiamo sempre da lontano, vedete trend di lungo che è long, trend di medio che è short, e anche qui se noi andiamo a tracciare, vi faccio vedere la trend line direttamente sui massimi, vediamo se riusciamo in qualche modo a disegnarla, vediamo un po', eccola qua, vedete il mercato sembra in qualche modo aver rotto la trend line e occhio e croce sta appunto cercando di operare un pullback proprio a cavallo della trend line, malgrado sia stata spiccata. E questo, ecco, è importante un concetto da dire. Molte volte alcune persone, soprattutto su Facebook o anche via mail, mi scrivono delle cose, come ad esempio: ma com'è possibile? Un supporto è stato rotto, però è stato rotto di poco e poi il mercato in effetti è rimbalzato. Ma allora è stato rotto, quindi in qualche modo attenuto, oppure è stato rotto? Allora, il fatto che il mercato vada, come si dice in gergo, a sporcare un livello potrebbe essere una prova ancora più forte del fatto che lo sta tenendo. Perché? Perché in qualche modo, se ci ragioniamo, immaginiamo che qualcuno sia entrato short qui, quindi al riassorbimento del livello dinamico. È chiaro che se il mercato torna sopra, cosa succederà? Che non soltanto entreranno persone, quindi appunto dei soggetti long, perché magari sono flat, ma probabilmente persone che hanno aperto posizioni short si chiuderanno in perdita, in loss. Ma chiudendosi, cosa faranno? Chi è short per chiudersi compra e quindi alimenta ancora di più la salita. Quindi il fatto che un certo livello in qualche modo sia sporcato, quindi rotto e riassorbito, potrebbe dar luogo ad un movimento ancora più impulsivo dalla parte opposta e quindi in qualche modo confermare il fatto che in realtà, appunto, malgrado il mercato lo abbia sporcato, in qualche modo possa tenere ancora più fortemente. Questo è importante perché, ripeto, è una cosa che molte volte appunto le persone che mi seguono mi chiedono. E poi per ultimo, appunto, secondo titolo di risparmio gestito, abbiamo appunto analizzato Azimut. Vedete Azimut, il discorso chiaramente è sempre lo stesso, trend di lungo long, trend di medio short, il mercato prova a rompere la trend line, vedete barra di espansione, questo sembra un movimento correttivo e anche qui siamo, vedete, in prossimità della media 20 periodi e stiamo trovando supporti in questo caso dinamici, ma anche se ci fate caso, statici, perché vedete che più o meno l'area dei precedenti massimi, appunto più o meno a 20,07, è più o meno l'area dei minimi, appunto della seduta di martedì. Molto bene, allora anche oggi è andata, l'analisi l'abbiamo fatta. Mi raccomando, buon trading a tutti. Gianvito D'Angelo, a presto.